distruzione creativa. Alcuni chiedono cosa penso di quello che succede nel mondo. Non sono interessato politicamente né faccio uso di qualsiasi social. Dovreste smettere di guardare le notizie, perché stiamo andando esattamente verso il sistema descritto da George Orwell nel libro 1984 e o descritto da Aldous Huxley né Il mondo nuovo in lingua italiana, ma in lingua inglese The Brave New World, il nuovo coraggioso mondo. Attraverso il nutrito indice alfabetico che trovate sul sito web www.tinelli.eu trovate diverse voci su Aldous Huxley e 1984 George Orwell. Da anni stanno programmando dove dirigono il gregge della popolazione mondiale con le loro agende. Sempre su indice alfabetico cercate World Economic Forum Annual Meeting 2013, programmazione 10 anni prima, pubblicato il 29 dicembre 2022. La suggestione collettiva crea un pensiero che a sua volta porta esattamente al risultato di creare la realtà della suggestione. Sono anni che vi suggerisco di staccarvi da tutti i device, perché stiamo ricevendo sempre più intensamente le suggestioni da lì, dal sistema di controllo in atto da decenni. Imparate a liberarvene. Vi fanno credere a tutto quello che vogliono, come il principio della tazza spaziale della NASA, che è lo stesso delle tazze normali, qui sulla Terra però. Tuttavia, invece di basarsi sulla gravità, utilizza una combinazione di tensione superficiale e geometria della tazza, per cui il liquido non può uscire. Ma vaffa! In uno dei video dell'indispensabile playlist Storia perduta della Terra piana si legge: non credete a nulla di quello che vi raccontano. È vero. Il numero 6 è stato censurato, ma potete accedere dalla pagina indice alfabetico cliccando sul numero 6 fra le parentesi. Stiamo entrando esattamente in quello che i tecnocrati hanno sognato, meglio, hanno agognato da anni. Prendete visioni dei video Rockefeller Tecnocrazia e Transumanesimo e Rockefeller Fondazione Intervista Harry Fox. Potete scaricare anche la versione in PDF, in inglese e in italiano. Il titolo di questo video è Distruzione creativa. La distruzione creativa fu descritta per la prima volta dall'economista austriaco Joseph Schumpeter nel 1942, il quale suggerì che il capitale non fosse mai stazionario e in continua evoluzione. Schumpeter ha definito la distruzione creativa come il processo di mutazione industriale che rivoluziona incessantemente dall'interno la struttura economica, distruggendo incessantemente quella vecchia, creandone incessantemente una nuova. Il principio della distruzione creativa si trova anche in un libro più recente del 2011 dell'economista statunitense protagonista del Grande Reset Richard Florida, pubblicato con il titolo The Great Reset, come l'economia del collasso passato cambierà il modo della vita e del lavoro. Per collasso passato qui viene inteso come collasso economico dell'attuale società. Facendo eco alla visione di Richard Florida, Gary Allan, che ha conseguito un dottorato di ricerca in analisi delle decisioni presso l'Università di Harvard e un master in amministrazione aziendale in economia applicata presso l'Università della California, scrive: abbiamo una distruzione creativa o semplicemente una distruzione pianificata? E fornisce anche questa risposta. Ciò che segue la distruzione potrebbe non essere creativo. La guerra è certamente distruttiva, ma ciò che ne segue può spesso essere tutto fuorché migliore, tranne forse per pochi favoriti, o creativo, tranne in un contesto ristretto e altamente parziale. Ciò che segue la distruzione potrebbe rivelarsi molto peggiore di ciò che è stato distrutto. La distruzione crea un mezzo per raggiungere un fine. L'obiettivo è una ristrutturazione tecnocratica attraverso lo smantellamento della classe media e la fine forzata di molte libertà personali. Questo processo di distruzione che porta altra distruzione sulla sua scia può essere facilmente attribuito per una nuova guerra senza fine, come sta accadendo in Ucraina.
Non dimentichiamo che il conflitto arabo-israeliano va avanti dal 1948, sono passati 76 anni. È interessante in questo contesto che venga pianificata e mantenuta in modalità permanente un'altra fonte di guerra. Klaus Schwab ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è stato uno dei giovani leader globali nel World Economic Forum. Ascoltiamolo. When I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Guarda, guarda, cerca, cerca, secondo T online si legge. Per il regime del Cremlino la guerra come condizione permanente è l'unica possibilità di sopravvivenza e chiude l'articolo con la frase «La guerra potrebbe effettivamente durare per sempre». Un momento, ma Schwab aveva detto che Putin poteva essere un leader globale e adesso lo stesso dice che la guerra potrebbe durare per sempre? Riuscite a capire che si tratta di un accordo fra le parti per metterci paura e comandarci a bacchetta? La distruzione e l'intollerabilità della situazione vengono spinte ulteriormente e ancor più intensamente affinché tutti credano nella grande promessa del grande reset, o piuttosto desiderino disperatamente qualsiasi cambiamento che offra la prospettiva di porre fine alle tante diverse guerre artificiali. I guerrafondai, che si presentano come onnipotenti controllori tecnocratici del mondo, probabilmente lo fanno nella speranza che ne venga fuori qualcosa di positivo, certo, ma solo per loro. Ecco perché ogni anno si incontrano al World Economic Forum di Davos con politici di alto livello dei principali paesi industrializzati. È lì che presentano i piani dei prossimi passi dell'agenda globale per il 2030, per essere implementati nelle realtà politiche dei singoli stati. Suggerisco di vedere sempre attraverso lo straripante indice alfabetico la voce «Il loro piano per il nostro futuro» pubblicato lo scorso 30 marzo 2024. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio, uscito nel 2019, e Il secolare nuovo ordine del male, pubblicato questo mese di settembre 2024. Link in descrizione.